Al suo arrivo nel piazzale del cinema Roldo Tievi di Cosenza, Susanna Camusso ha trovato ad attenderle i tirocinanti regionali lasciati senza lavoro e senza prospettiva dopo 6 mesi di impiego tra aziende pubbliche e private. Avevano chiesto di intervenire nel corso dell'attivo sindacale davanti alla segretaria nazionale della CGIL. Non volevano assolutamente che parlasse il portavoce di questo comitato e quindi abbiamo deciso di fare questa protesta silenziosa imbavagliandoci. Il confronto invece c'è stato, schietto, prima dell'avvio dei lavori. Volevamo chiederle, avete per noi una progettualità? Come vi è noto, la nostra proposta è costruita su un piano del lavoro e l'idea che ci siano scelte di creazione di lavoro, non di creazione di bacini di precarietà, ma invece che ci sia lavoro, quindi da questo punto di vista le nostre proposte ci sono. Al centro del dibattito tra i delegati della CGIL c'è la proposta da portare all'attenzione del governo regionale. Le criticità sono diffuse, determinate proprio dai tanti palliativi adottati a livello nazionale per arginare la disoccupazione. I sussidi però impoveriscono le famiglie, finendo con l'alimentare sacche di precarietà tali da rivelarsi più dannose del rimedio. Il 90% degli ingressi nel mercato del lavoro sono ingressi a tempo determinato, spesso molto breve, oppure che sono part-time obbligati che non permettono alle persone di avere una vita autosufficiente. Salvatore Bruno per la CNews 24.